Sono stato con dei bambini che seguo come homeschooling e questa mattina, per festeggiare la fine del loro anno scolastico, ho detto: ascoltate una cosa, oggi dite voi quello che avete voglia di fare e lo facciamo. E in realtà lo sapevo che mi stavo mettendo nei pasticci da solo, perché questi bambini sono forse i bambini più bambini che io conosca, ossia sono i bambini più mammiferi che io conosca e quindi sono i bambini più animaleschi che io conosca, dove per animalesco intendo dire selvaggio e con selvaggio intendo dire naturale. Questi bambini, quando tu li guardi, hanno un rapporto con la natura, vivendoci proprio all'interno, che è simbiotico, ma in un modo che a noi persone un po' più civilizzate, e con questo non sto in alcun modo denigrando nessuno, sto solo facendo una distinzione, perché quello che è successo stamattina la crea una distinzione. E la distinzione la faccio passare sotto un gioco di parole che è essere estatici o essere estetici. I bambini hanno scelto di portarmi alla loro casetta nel bosco, la quale si trova in un punto piuttosto inaccessibile per un essere umano dotato di schifo, di guarda che mi sporco, ci sono le spine, mi faccio male. E seguirli è stato quanto mai complicato, ma da un punto di vista prettamente mentale, perché io vedevo questi bambini totalmente a loro agio e io faticavo a starci dietro perché ero nella mia testa. Non ero nella natura. E la cosa più interessante è proprio il perché ero nella mia testa. C'è un certo punto della nostra esistenza in cui viene instillato qualcosa nella nostra testa, che sia il senso di vergogna, lo schifo, c'è qualcosa che ci impedisce a un certo punto di essere ancora bambini. E questo fa sì che diventiamo esseri estetici, esseri che pensano e si focalizzano soprattutto sull'estetica, sull'aspetto, sullo stare puliti, sul vivere comodi. Mentre quando guardo questi bambini, io vedo solamente estasi. Vedo esseri estatici, vedo esseri che quando scoprono che un sasso, se messo in quel punto, viene trascinato dalla corrente, lo rifanno, ma con una meraviglia negli occhi che noi ci sogniamo. E mi ha dato molto fastidio, perché vedevo tre bambini perfettamente in sintonia con quell'ambiente e un adulto che non era capace di essere bambino. Questa vergogna, questo pudore è ciò che ci fa perdere il contatto col tempo presente, che è l'unico tempo che esiste davvero per i bambini. Noi siamo costantemente nel prima e nel dopo, ma soprattutto siamo costantemente nel giudizio nei confronti di noi stessi. Ma molto più spesso siamo nel giudizio della testa degli altri, siamo quello che gli altri potrebbero pensare di noi. Io stesso, quando registro questi video, cerco sempre di essere lontano dalle persone perché ho vergogna, mi dà fastidio che mi guardino. Infatti, anche adesso sto passando in mezzo ad un luogo con tante macchine e c'è gente e non mi sento a mio agio a dire quello che penso veramente. E penso concordiate con me che vivere in questo modo in realtà non è del tutto vivere la vita.